Sono a presentarvi l'associazione la, Unitask Onlus, l'Unione Italiana Sindrome Klinefelter. Della fattispecie vi vorrei presentare il nuovo presidente di Unitask, il signor Maurizio Fornasari. Buonasera. buonasera, buonasera. E eh, la signora Giuseppina Capalbo, invece, presidente uscente, eh, oggi è stata eh, effettuata l'elezione. Insomma, ecco, comincerei a rivolgere qualche domanda a Giuseppina. Dunque, ehm Giuseppina, mi puoi presentare Unitask? Allora, Unitask è stata fondata uh, nell'ottobre del 2002, eh, diventa operativa nel 2003 e nasce proprio dall'esigenza uh, di persone con sindrome di Klinefelter e famiglie di, di, eh, che uh, comprendono bambini con, con la sindrome che chiaramente di, trovandosi di fronte a una diagnosi ehm, hanno vissuto una situazione di isolamento e eh, anche eh, di ignoranza profonda di quello che questa sindrome poteva significare per loro e per i loro congiunti, in quanto non riuscivamo a trovare delle indicazioni che ci potessero soddisfare. Eh, le indicazioni che ci venivano date dai medici erano spesso contrastanti e ehm, vivevamo oh, un'esperienza un eh, di non rispondenza tra quello che ci veniva detto e quello che poi in realtà eh, conoscevamo noi dei nostri congiunti o di noi stessi, ecco in questo caso mi rappresento anch'io come persona con sindrome. E mm, quindi, da questa uh, sensazione di impotenza, eh, ci siamo voluti risollevare nel mm, voler appunto capire meglio che cosa eh, rappresentasse, eh, che cosa comportasse avere questa sindrome. E in realtà, ecco, abbiamo visto che eh, unendo le nostre esperienze e confrontandoci, riuscivamo ad avere le idee più chiare su questo. E, e, e riuscivamo anche ad agire efficacemente eh, rispetto alle manifestazioni che effettivamente ognuno di noi poteva avere eh, o i problemi che potevamo avere e che potevano essere una, un risultato della sindrome. Quindi abbiamo sentito proprio l'esigenza di unire le nostre esperienze e di ehm, cercare soprattutto di contrastare quello che pensavamo fosse una forma di pregiudizio anche da parte della comunità scientifica rispetto alle persone con, con sindrome, in quanto molte cose che venivano dette in realtà eh, non corrispondevano a quello che era la nostra esperienza. Ci vuoi spiegare eh, che cos'è la sindrome di Klinefelter, per favore? La sindrome di Klinefelter è praticamente eh, l'avere più cromosomi soprannumerari, parliamo di cromosomi sessuali, eh, le persone normalmente possono avere eh, cromosomi sessuali XX se di sesso femminile, XY se di sesso maschile. E quando sussiste una condizione eh, in cui c'è effettivamente un più cromosomi sono numerari, allora parliamo di sindrome di Klinefelter. Anche per il nome inizialmente c'era un disaccordo, ecco, per dire come era confusa la situazione iniziale, c'è chi parla di sindrome di Klinefelter, c'è chi parla di sindrome di Klinefelter e a volte nemmeno ci si capisce, c'è chi parla di aneoploide. In realtà noi proprio nel nostro primo incontro a Genova, l'incontro di fondazione eh, eh, sulla sindrome di Klinefelter, eh, dell'associazione sulla sindrome di Klinefelter abbiamo stabilito per comprenderci che avremmo chiamato questa sindrome sindrome di Klinefelter differenziandola in qualche modo dal Klinefelter che è stato praticamente il medico che per primo ha parlato di questa sindrome in quanto appunto volevamo capirci eh, meglio proprio esprimendo esprim dando un nome unico a una serie di, 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 di caratteristiche, ecco perché in realtà quando parliamo di varianti, parliamo eh, di, di una serie diversa di caratteristiche che possono essere più o meno manifeste. Allora, noi quando parliamo di so eh, cromosofemia. Sobi sessuali sovranumeriali, eh, abbiamo deciso di chiamarli sindrome di Klinefelter. Quanto è conosciuta in Italia questa, questa patologia? Sia dalla gente comune che dai medici allora la situazione iniziale è stata veramente, era veramente drammatica in quanto tanti dicevano di conoscere la sindrome di Klinefelter in realtà era disconosciuta dai più io posso portare la mia eh, esperienza personale quando ho avuto la diagnosi di mio figlio eh, che ha avuto appunto per sbaglio una diagnosi um, all'età di 7 anni mentre in realtà il più delle volte la diagnosi arriva molto tempo dopo eh, cioè tra delle caratteristiche sintomatiche e la diagnosi normalmente passano dai 7 ai 10 anni. E, mh, io sono appunto tra le più fortunate e, mh, e mi sono trovata in una situazione veramente eh, terribile dal mio punto di vista, in quanto eh, il primo genetista eh, da me consultato, eh, esperto eh, di sindrom sindromologia, non so si dice così, confondeva la sindrome di Klinefelter con l'ermafroditismo. E tanti altri ecco, hanno delle conoscenze della sindrome diverse, cioè vengono dette delle cose diverse e contrastanti, e anche per quanto riguarda l'approccio terapeutico e quant'altro, quindi non solo la conoscenza di quello che effettivamente è la sindrome. Eh, Quando io ho provato per la prima volta a fare la ricerca sulla sindrome in Klinefelter, inserendo appunto come parola chiave Klinefelter, mi uscivano siti che parlavano di fantascienza o di alieni. Io sono partita da questo tipo di condizione. Adesso invece, se si va su internet, si trova veramente tanto materiale in più sulla sindrome Klinefelter e devo dire che questa uh, maggiore possibilità uh, di. Conoscenza è stata data anche dall'azione forte che ha avuto Unitask, anche a livello eh, appunto telematico, anche a livello di pressione dei medici e i medici competenti che hanno messo a disposizione la loro conoscenza e la loro esperienza sulla sindrome Knefelter. E quindi insieme a noi hanno dato delle informazioni maggiori sulla sindrome e le varianti. La diagnosi tardiva che cosa porta? O, se ti crea delle maggiori problematiche? Insomma. Mm, qui eh, parlo sempre della mia esperienza personale. Eh, in quanto eh, ecco, io posso testimoniare che eh, si davano eh, delle indicazioni diverse eh, della causa dei problemi che mio figlio presentava, alcuni venivano sottestimati, quelli che venivano riconosciuti eh, venivano affrontati in maniera non adeguata. Mio figlio eh, aveva anche dei problemi proprio relazionali, e la prima cosa che si è fatto è stato di, di dirmi di condannarlo, cioè di ehm, non tenerlo troppo avanti al televisore e quant'altro, anziché puntare sul fatto, per esempio, che lui poteva avere dei problemi di ritardo linguistico e quindi quello poteva essere la causa eh, del ritardo appunto nel linguaggio. E, um, un altro problema di mio figlio era l'impaccio motorio, e la risposta che è stata data è indicare alla famiglia la necessità di allontanarlo dalla fi figura del bisnonno, per lui ehm, veramente importante e comunque voglio dire eh, tra virgolette anche curativa perché il bambino praticamente si esprimeva prevalentemente con lui e mi era stato consigliato di allontanarlo dal bisnonno con enorme sofferenza di entrambi perché dicevano che il bambino si muoveva in maniera era impacciata per l'imitazione del pistonno che aveva 90 anni. Vorrei rivolgere una domanda al Presidente, a Maurizio. Eh, la stessa domanda, che, eh, che, che problematiche può dare la diagnosi tardiva, visto che oltretutto tu, eh, se non sbaglio, eh, sei affetto da sindrome di Klinefelter e oltretutto sei anche un collaboratore scientifico, quindi hai un'esperienza diretta? Sì, sì, un sono biologo, quindi insomma ho anche una competenza eh, scientifica. Ecco. Diciamo che sicuramente una problematica di tipo fisico che ci può essere nell'analisi tardiva può essere quella legata alle osteoporosi, perché diciamo, non tutti i pazienti affetti da Klinefelter hanno osteoporosi, però si può manifestare più o meno precocemente questa patologia, perché il, um, nel Klinefelter, oltre a esserci il, il cromosoma soprannumerario, comporta delle problematiche che sono eh, nello specifico legate al, al testicolo. Cioè il testicolo o comunque la gonade maschile produce sia gli spermatozoi, cioè quelli che sono quindi deputati alla riproduzione, pertanto il clinefelter nel 99% dei casi è sterile e comporta anche la non produzione o minore o non produzione addirittura del testosterone. E questo va a regolare nell'uomo con dei meccanismi che sono simili a quelli della donna, può dare dei problemi di tipo osteoporotico. infatti nel nel mio caso specifico, quando diciamo, ho fatto la prima diagnosi dettagliata della, della sindrome all'età di 26 anni, avevo un'osteoporosi che misurata a quella di una persona di 80 anni. Ecco, poi con il trattamento farmacologico queste problematiche legate all'osso si sono normalizzate per cui diciamo, nel, nel corso di 4 anni di trattamento con il testosterone, che diciamo, il testosterone farmacologicamente è, la, è, la fa, è, il farmaco, è un farmaco che riproduce l'ormone naturale, che l'organismo dell'essere umano di sesso maschile produce naturalmente, con questa integrazione, con questa terapia cosiddetta sostitutiva, l'osso si è ricostruito fino a riportarlo alla normalità. Quindi diciamo, la gona di piccola, poi... In un terzo circa dei pazienti si sviluppa la cosiddetta ginecomastia, cioè la formazione di un seno di tipo femminile, però questa non è una caratteristica che accomuna tutti i pazienti. Però sicuramente anche nel ragazzino che ha questo seno di tipo femminile, che poi dovrà essere corretto chirurgicamente, psicologicamente può essere anche questo un handicap. Oltre appunto al problema relazionale, che lì si, anche questo si manifesta più o meno forte in maniera in forma più o meno più lieve o, o, o più grave, a seconda appunto della persona. Ci sono dei Klinefelter che mettono in luce la loro patologia solo al momento che non riuscendo ad avere figli vanno a fare una diagnosi e scoprono, facendo il cariotipo, di avere appunto il cromosoma soprannumerario. Sopra Invece ci sono bambini che manifestano problemi. Eh, di linguaggio, problemi di relazione, quindi c'è una gradualità della patologia, diciamo che una caratteristica che evidenzia subito sicuramente è la sterilità e poi diciamo, una, una gradualità di problematiche che sono legate sia alle varianti che appunto alla forma cosiddetta classica che è quella a 47 cromosomi. Visto il lavoro che fai, la sensibilità nel, per quanto riguarda il, il rapportarsi ai medici di base rispetto alla sindrome di Klinefelter, che livello di sensibilità percepisci andando eh, verisimilmente a parlare anche di questo, credo e spero, no? Ma quando vai? Diciamo che in una, una parte della, della popolazione medica che visito, ho valutato ecco, la, proprio la sensibilità su questa e devo dire la verità che. Mm, diversi medici mi hanno detto di non avere nessun paziente affetto dalla sindrome, ma non so se questo è realmente vero, anche se alcuni medici penso che sicuramente abbiano una sensibilità, un'attenzione, anche perché forse la problematica, se non è evidente come nei casi che abbiamo citato, è difficile cogliere, diciamo, se non appunto nel caso specifico di uno che vada a fare un'indagine sulla fertilità per avere un figlio. Quindi diciamo, la probabilità statistica che ci sia un Klinefelter nella popolazione maschile di circa uno ogni 500 nati vivi, nella realtà sembra che questa malattia non affligga nessuno nel senso che sono veramente poche le persone che poi fanno emergere i medici che fanno emergere o che indagano e che scoprono la patologia nei loro pazienti. Però dal racconto di Giuseppina rispetto a, al tuo bimbo, al tuo ragazzino, sopra me è un ragazzino, ehm, dunque sono emesse tutta una serie di sintomi piuttosto accesi, no? già nella prima età, nell'età infantile. Ecco, mi sembra di avere eh, capito che ehm, c'è una sorta di sottostima anche di quelle che sono le problematiche relazionali, ma ancora prima di quelle che possono essere le, i sintomi. Che... I sintomi più evidenti per quanto riguarda il bambino oh, so, possono essere quando ci sono eh, problema nel ritardo del linguaggio, problema eh, mh, mh, un ritardo motorio e un ritardo anche di tipo emozionale che però eh, ecco, va, va sempre inteso a livello relazionale, cioè eh, loro fanno fatica ad esprimere quello che sentono e poi appunto tendono ad essere dei bambini piuttosto tranquilli. Mh, eh, sono la gioia delle mamme in questo senso perché eh, piangono un po' di meno rispetto agli altri, però ripeto questo può essere una caratteristica di qualsiasi eh, neonato. Il, il problema è proprio il fatto che queste, eh, queste, fin quando non c'è una manifestazione, appunto oh, nel senso che non c'è un raggiungimento delle tappe evolutive eh, adeguato, eh, non ci si rende conto quanto oh, subentrano queste manifestazioni, non vengono riconosciute proprio perché si tende ad assimilare il fatto che ci possa essere un problema al fatto che a questo possa corrispondere una fisionomica particolare, invece in realtà non è così, cioè fisicamente eh, sono dei bellissimi bambini, quindi eh, la bellezza viene associata al fatto che un bambino possa non, avere, non debba avere problemi. Ecco, questo è il discorso quando subentrano poi le manifestazioni chiaramente eh, ehm, si colpevolizza sempre la famiglia perché magari non si è stata abbastanza brava nello stimolarlo, l'hai fatto frequentare eh, delle figure diciamo oh, eh, l'hanno affiancato delle figure che non sono state da stimolo eh, quando comincia la scuola e subentra i problemi perché magari ha dei problemi viso spaziali allora la colpa è sempre dei genitori e della famiglia perché eh, lo tengono avanti alla televisione oppure non lo fanno studiare bene oppure è distratto e quindi è un suo problema. Eh, 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 il discorso è che il problema è sempre della persona eh, che... che Ce l'ha e della famiglia che lo circonda, non ci si eh, chiede mai se effettivamente ci può essere un altro tipo di causa, quelle che poi sono le manifestazioni eh, di disagio del bambino. Quindi, Unitask eh, potrebbe in qualche modo eh, rispondere a questo, a questo bisogno emergente. Unitask eh, già eh, svolge questo, questo compito nel senso che noi abbiamo... Ho uh, proprio sperimentato che anche soltanto dieci minuti di televisione su Rai 1 in cui c'è stata data la possibilità di parlare un po' dei sintomi della sindrome eh, di Klinefelter hanno consentito delle famiglie eh, di eh, richiedere il cariotipo di avere un sospetto diagnostico, ripeto le famiglie non i medici, e eh, richiedere al proprio medico oh, di fiducia di fare delle indagini in questo senso. indagini che che hanno avuto un esito positivo e che quindi hanno consentito a questi ragazzi di iniziare una terapia. A questo riguardo ti vorrei chiedere eh, se ti sembra, anzi a tutti e due, se l'attuale la, eh, situazione legislativa possa in qualche modo ritenersi adeguata alla tutela dei pazienti e dei familiari, perché qua mi sembra che comunque la tutela debba essere assolutamente allargata anche alle famiglie, giusto? Cominciamo dal Presidente. Eh... Dal punto di vista legislativo, o sì, dal punto di vista educativo uh, no? sì, eh, esatto, esatto, sì, rispondiamo allo stesso modo: sì. nel senso che la legislazione teoricamente sì, c'è la possibilità della, della realizzazione di strutture che siano no, preposte a, ad a, a sostenere le problematiche, però poi nella realtà dei fatti, io posso citare un esempio. Il, um, di tipo logistico, la regione Friuli-Venezia-Giulia ehm, re, dovrebbe realizzare, ha la possibilità di realizzare un cosiddetto, un cosiddetto sportello per le malattie rare, cioè praticamente un ufficio dove qualunque persona che riscontri una malattia rara di qualunque genere può rivolgersi e avere un'indicazione di quale sia il miglior specialista a cui rivolgersi per risolvere il suo problema. In realtà questo sportello non si farà mai perché poi stabilire la competenza di uno specialista o di un ospedale piuttosto che un altro può creare dei conflitti di tipo politico fra gli specialisti dei vari ospedali e quindi diciamo la, nella teoria la realizzazione di questo sportello sarebbe utilissimo per tutte le persone che hanno dei problemi nella pratica questo sportello non si realizzerà mai eh... Viviamo anche in una situazione politica piuttosto complicata perché eh, c'è un momento appunto di cambiamento, non si capisce bene le competenze, eh, eh, cosa compete allo Stato, cosa compete alle re regioni, c'è un po' diciamo di, veramente di confusione in questo senso. Eh, poi parliamo anche di un qualcosa di sottostimato di non riconosciuto anche se là dove viene riconosciuto non si considerano eh, nella maniera giusta quelli che possono essere gli interventi abbiamo casi di ragazzini con 49 cromosomi sovranumerari a cui viene impedito di fare la logopedia eh, di cioè si sì, si induce la famiglia ad aspettare fino all'età di 5 anni, laddove invece bisognerebbe iniziare già a 18 mesi per consentire al bambino di avere più possibilità di acquisire prima delle competenze e, e, e parliamo di una situazione che, che sicuramente cioè voglio dire prima, eh, mentre per una forma classica c'è semplicemente un rischio di avere dei problemi, quindi la prevenzione va a a uh, limitare questo rischio o evitare questo rischio. Più delle, del, delle, cioè, nel momento in cui si interviene con una forma eh, classica il problema non ci sarà. Nel momento in cui invece parliamo di una situazione eh, più severa sappiamo sicuramente che il problema ci sarà, non, non parliamo più di rischio. Eppure anche a fronte di questo tipo di discorso non si prendono le precauzioni del caso. Cioè, eh, anche se è previsto eh, dalla legge che questi bambini debbano essere seguiti, è sempre una battaglia da parte delle famiglie. Quindi c'è la legge, ma non è applicata, e c'è una gran confusione nell'applicazione, insomma. Abbiamo, eh, tu ci dicevi Maurizio che esiste appunto una terapia farmacologica sostitutiva a base di testosterone e ce ne vuoi parlare un pochettino nel dettaglio anche l'evoluzione della terapia, no? perché adesso siamo arrivati all'utilizzo del gel, se non sbaglio, se ce ne vuoi parlare un attimo. Allora, eh, la terapia classica è, per questi pazienti è o con un'iniezione, un'iniezione che veniva fatta a seconda del paziente e della gravità della patologia, eh, un, ogni due o tre settimane, mentre diciamo nel, nell'ultimo periodo, negli ultimi sei mesi è uscito un, in commercio un nuovo prodotto in gel che consente di somministrare al paziente la quantità di testosterone, tenendo conto che il paziente mediamente ne produce di meno, in qualche caso non produce proprio questo testosterone che è essenziale nel maschio, proprio per la vita del, dell'essere umano di sesso maschile, con il gel si somministra la quantità di testosterone esattamente necessaria al paziente per la sua giornata di vita e quindi diciamo la miglior terapia che il paziente possa avere. farmacologica eh, anche qui non esistono delle linee dei protocolli nel senso che esistono sulla carta però non vengono uh, applicati dai medici e questo ci viene eh, testimoniato dalle persone che contattano unitask la cosa che mi sorprende di più è che tanti medici eh, danno automaticamente il farmaco quando eh, quando in questo caso parlo di, di delle persone diagnosticate diciamo in epoca eh, prepuberale no allora danno automaticamente il farmaco all'età di 11 12 anni per un paio d'anni e poi sospendono come se da quel momento in poi il ragazzo avesse avuto la sua uh, fosse guarito ecco come se fosse soltanto eh, cioè, limitano l'efficacia del farmaco la considerazione che serve soltanto per sviluppare eh, alcune caratteristiche sessuali secondarie e basta mentre sottostimano oh, assolutamente il discorso della prevenzione dell'osteoporosi o oh, il fatto che comunque una persona non è che da quel momento in poi comincia a produrre autonomamente il testosterone avrà tutti quei problemi tipici della persona eh, che non produce testosterone e quindi non, non può far altro che peggiorare nel corso della sua vita. Eh, vogliamo dire anche il nome commerciale dei farmaci, dei gel che sono in commercio, penso che sia il caso, e le case farmaceutiche che lo producono forse. Allora, il gel è esattamente lo stesso, la quantità è esattamente la stessa: 50 mg per bustina, la bustina è testogelo o androgel o della sharing, o della sharing perdon, tedesca oppure della Solvay. Domanda d'obbligo: è mutuabile il farmaco? Che cosa è mutuabile? Da che cosa, si può... di che... Per che cosa si può soffrire di un'esenzione, se esiste? Allora, il. Le iniezioni sono mutuabili, alcuni tipi di iniezioni sono mutuabili, il gel non è mutuabile, ha un costo elevato e non esiste un'esenzione per ci sono delle regioni che hanno ehm, diciamo, delle, delle esenzioni che però sono per patologia e questa esenzione vale per la Toscana, per eh, la, la Lombardia. E in Veneto sembra forse col, con il 31 dicembre, con l'anno prossimo ci sarà l'esenzione anche in Veneto, però non esiste un'esenzione un nazionale per patologia per il farmaco. Terminiamo ringraziando tantissimo Giuseppina e Maurizio, e eh, vorremmo anche comunque anticipare. Il, quello che stiamo organizzando no? stiamo cercando di organizzare eh, il convegno, l'usuale convegno eh, nazionale che Unitask eh, di regola organizza, quest'anno si, si organizzerà in Emilia Romagna eh, l'associazione Nadir eh, intende così dare una mano, comunque partecipare perché eh, inter ci interessa moltissimo la problematica in questione come medici ma anche come esseri umani come parte delle, della società civile e eh, si terrà appunto a Bologna nel 2006 eh, quindi mh, vi, vi domanderei come ultimissima domanda quest'anno, perché ogni anno so che il vostro convegno si occupa di eh, specificità, eh, quindi quest'anno che, che di che cosa vi vorrete occupare, che cosa ci, di che cosa ci parlerete nel caso specifico? Allora, eh, noi appunto ogni anno cerchiamo oh, di approfondire oh, uno degli aspetti della sindrome eh, eh, okay, che può manifestare una persona con sindrome di Klinefelter. Quindi negli altri anni abbiamo oh, approfondito eh, il problema dell'osteoporosi dell o anche eh, l'incidenza eh, delle, delle problematiche eh, proprio dal punto di vista e psichiatrico e neurologico oh, nelle persone eh, che non fanno l'uso della terapia sostitutiva. Quest'anno oh, ci piacerebbe eh, approfondire il discorso oh, della, um, ehm, del eh, il discorso relazionale, il problema relazionale e anche eh, il problema del, eh, dei disturbi alimentari che comunque qualcuno può avere. Come, eh, come manifestazione eh, sintomatica, infatti, abbiamo avuto anche in questo senso delle segnalazioni da parte di famiglie. E eh, quello che può essere il problema alimentare nelle sindrome genetiche. Presento Giorgio Vicini, eh, che fa parte di un socio di, di Unitask, e eh, vorremmo sentire un attimino la sua storia perché eh, suo figlio eh, soffre di eh, Klinefelter e eh, soffre di una variante cromosomica nel senso che invece di, eh, delle due X associate alla Y non ne abbiamo tre, giusto? Quattro. Quattro. Eh, niente, eh, volevo semplicemente intervenire innanzitutto ringraziando l'associazione per tutto quello che ha fatto anche per mio figlio perché permette ai genitori come me che giungono a una diagnosi diciamo più da Verso i 12 anni, di sapere esattamente che cos'è, come si può intervenire, in quanto essendo una malattia molto rara e poco conosciuta anche dal personale specializzato. E, purtroppo, quando ci si trova in queste condizioni, eh, la prima cosa che si cerca di fare è di sapere il più possibile, di, di cercare su internet dappertutto, il maggior numero di informazioni e anche di eh, capire quanto siamo rari in un certo senso. E questo, questo aiuto mi ha dato Unitask, in quanto grazie a loro ho potuto capire <coughs> quanti eravamo, in effetti, pochissimi: e capire anche dove si poteva intervenire e che cosa si poteva fare per migliorare la situazione finché sia in tempo. Perché questo ci tengo a sottolineare: purtroppo le finestre dell'apprendimento sono una cosa che si chiudono. Eh, molto presto, diciamo, verso la fine dell'adolescenza e quindi bisogna intervenire per tempo nel modo più incisivo possibile e eh, soprattutto con la logopedia in quanto diciamo per tutti i clean cliniferte, ma in particolare per i quantarove che associano una serie di patologie eh, tutte molto gravi purtroppo, bisogna eh, mh, cercare di eh, migliorare le condizioni di partenza, cosa che si può fare in modo sensibile e eh, è indispensabile farlo il più possibile eh, molto, molto attivamente, qualcosa che impegna i genitori che già sono molto stressati per eh, aver scoperto questi problemi, eccetera, e ogni giorno se ne trovano di nuovi. Sostanzialmente quello che mi posso ancora dire della sindrome di Klinefelter è che coinvolge un po' tutto dello sviluppo del ragazzo in quanto si parte da problemi respiratori che nei 49 sono molto frequenti e anche molto gravi sia nello sviluppo osseo nello sviluppo delle gambe nella, nella postura e tutte queste cose qua sia nei problemi oculistici sia nel dismorfismo di varie parti del corpo e anche nell'ipotonia generale Ecco, anche questo vorrei sottolineare che l'ipotonia è una cosa che può essere in buona parte vinta e migliorata eh, facendoli fare il più sport possibile, rendendoli attivi anche se come carattere tendono un po' ad isolarsi e bisogna intervenire anche in questo e grazie agli sport, cioè cercare di fargli il più possibile praticare attività, anche eh, socializzare con altri ragazzi in modo da poter... Eh. Posso domandarti, posso domandarti a quanti anni, è stata a, quanti anni sì. tuo figlio, a tuo figlio è stata fatta la diagnosi? Così, eh, purtroppo mio figlio è stata fatta molto tardi nonostante avesse tutta una serie di sintomi e anche noi chiedessimo spesso che cosa, da che cosa potevano essere ricondotti. Il che diciamo, per fortuna è stato saputo in tempo per poter intervenire con le opportune terapie. Perché, se non si agisce con terapie ormonali, le conseguenze possono essere più gravi. Purtroppo sì, sappiamo che è una patologia non conosciuta, e quindi, solo per caso, per via traverse, sono riuscito a, riuscito a trovare la persona giusta, l'endocrinologo, quindi è in contatto con più eh, di questi ragazzi con questo tipo di problemi e è riuscita a diagnosticare questo qua. Questo anche grazie al TamTam -tam che c'è tramite le associazioni. Per questo, perché... Sono venuto in contatto con un genitore che aveva una sintoma simile e il quale poi mi ha permesso di trovare un percorso che in qualche modo ha trovato il suo risultato ed è stato diciamo, un, un risultato necessario e indispensabile, una tappa indispensabile da essere percorsa in quanto poi è come avere un libretto di istruzioni di un veicolo che prima non avevamo e abbiamo capito tante cose che era necessario capire anche se purtroppo non piacevoli. Vogliamo dare, vogliamo dare il merito a colui o a coloro che hanno fatto sì e che hanno fatto diagnosi e chi sta seguendo tuo figlio e un anno fa non è stata fatta diagnosi, circa un anno fa, eh, chieda in quale struttura, insomma tu sei Ligure, no? Sì, no, io voglio ringraziare la professoressa Letonis che eh, gentilmente si è, eh, ha potuto permettere, anche grazie all'aiuto di tanti collaboratori, questa diagnosi che eh, per me è stata un punto di arrivo, diciamo, un punto di... Eh, va bene. Grazie, tanti auguri e quindi ringraziamo tutti i colleghi che eh, sono sensibili e che hanno voglia di eh, che sono aperti al, ad imparare anche dalle famiglie ascoltando i genitori e questo credo che sia la cosa fondamentale per noi medici cercare di eh, non, non fermarsi mai e avere sempre tanta voglia di ascoltare i pazienti e i genitori dei pazienti. Sì, ecco mi prego. sono dimenticato di una cosa molto, eh, molto importante, il fatto di essere in contatto con altri genitori di varianti, eh, per me è una cosa importante e, eh, qui, e quindi è importante perché confrontandoci sui sintomi e sulle terapie che sono state fatte in varie parti del mondo eh, penso che si possano ottenere dei, dei validi risultati. Quindi diciamo che questo è anche un appello mio, eh, se eh, qualche genitore avesse un bambino in queste condizioni che fosse un. Eh, una variante 48 o 49, eh, senz'altro contatti l'associazione e mi mette in contatto, e questo anche da altri stati, in quanto posso parlare con loro in inglese senza problemi e com comunicare con loro in inglese, e mi fa piacere essere in contatto anche con associazioni estere. Questo senz'altro, sono a loro disposizione. Grazie.